Li vedete questi? Sono i tifosi della squadra professionistica più a nord d'Italia e stanno festeggiando la loro prima promozione in Serie B. Siamo stati con loro nelle ultime ore della stagione meravigliosa che hanno vissuto al fianco del Südtirol, anzi dell'Alto Adige, perché è così che loro chiamano la propria squadra. Attenzione, questa non è solo una storia di calcio, è una storia di culture e linguaggi diversi che si mischiano all'interno dello stesso territorio. Scoprite con noi la particolarissima storia del Südtirol Alto Adige. In viaggio verso Bolzano, la domanda che ci facciamo è una: come si tifa la squadra di calcio di una città in cui si parlano due lingue, si vive un mix di culture e soprattutto dove il calcio non è uno sport così dominante come accade nel resto d'Italia? Stiamo andando a scoprire tutto questo nel weekend della partita più importante del campionato, Südtirol-Padova, prima contro seconda del girone A di Serie C. Siamo appena arrivati a Bolzano, adesso posiamo le valigie e poi andiamo subito a vedere come stanno i ragazzi, perché sabato si gioca su Südtirol-Padova, partita già potenzialmente fondamentale per capire chi andrà in Serie B e chi invece dovrà fare tutta la trafila dei playoff. Tra l'altro tutte le partite dei playoff e dei playout di Serie C si possono vedere in pay per view a soli 3,99€ su OneFootball. Cos'è OneFootball? Non ha bisogno di presentazioni, ma nel caso non la conosceste è la migliore app di calcio scaricata e utilizzata da milioni di italiani per restare aggiornati su tutto ciò che avviene sui campi. Dalle news della propria squadra del cuore, che si può selezionare personalizzando l'applicazione, a tutti i campionati del resto del mondo. Infatti, oltre agli spareggi di Serie è possibile vedere anche le migliori partite di più di 15 campionati di tutto il mondo, tra cui quello portoghese e quello scozzese. L'app è gratuita sia per iOS che per Android e la potete scaricare sia dal link in descrizione sia dal QR code che vedete qua in sovraimpressione se state guardando questo video dal computer. Le origini del Südtirol non vanno ricercate a Bolzano, ma nella cittadina di Bressanone. È qua che nel 1974 viene fondata la Midland, una polisportiva la cui sezione calcio gioca nei campionati dilettantistici della zona. Per iniziare a veder germogliare il seme del Südtirol bisogna aspettare 20 anni. È nel 1994 che l'imprenditore Sepp Insam ha l'idea di rilevare la sezione calcio della Midland e renderla la squadra di riferimento dell'Alto Adige. Un'idea rivoluzionaria per la zona, ma per farlo si deve necessariamente cambiare il nome in Südtirol Alto Adige. All'inizio quelli della Midland non ne volevano sapere, mi ricontattarono solo dopo essere retrocessi in promozione. Ribadì la mia richiesta, cambiare denominazione era fondamentale per sensibilizzare gli investitori della zona. E allora via! Il Südtirol Alto Adige taglia il nastro nella stagione 95-96, partendo dal campionato di promozione. Gli altoatesini sono pronti per la scalata. Nel 96 vincono anche il campionato di eccellenza, che da queste parti, dove si parla italiano e tedesco, c'è chi la chiama Oberliga, e incrociano il loro destino con quella che in quel momento è la squadra di riferimento, il Bolzano. Il progetto Südtirol ha ambizioni sportive, ma vuole anche dimostrare che l'Alto Adige sa esprimere ad alti livelli anche i propri calciatori. Lo aveva sottolineato anche lo storico presidente del club, Leopold Goller. Abbiamo campioni assoluti nell'hockey, nello sci ed in tante altre discipline. È venuto il momento di farli crescere anche nel mondo del calcio. Qui a Bolzano è un po' particolare perché lo sport principale non è il calcio, ma è l'hockey sul ghiaccio. Siamo palesemente contro sole, ma spero sia un dettaglio. E la squadra di Bolzano di hockey sul ghiaccio ha vinto 19 scudetti, 3 Coppe Italia, una Coppa delle Alpi, insomma è uno dei club più titolati a livello italiano nell'hockey sul ghiaccio e forse anche per questo il calcio ha fatto un po' fatica ad attecchire. Poi ci spiegavano qua in città, Alessandro, che in realtà la squadra si chiama Südtirol da qualche anno, mentre prima si chiamava Südtirol Alto Adige. Succede tutto nel 2016. La squadra, che da qualche anno si è già spostata da Bressanone a Bolzano, leva la parte italiana del nome. Adesso il riferimento è al sud del Tirolo più che all'Alto Adige. Una scelta che non è piaciuta ai tifosi, soprattutto a quelli di lingua italiana.
Abbiamo passato del tempo con gli Eagles Supporters, il gruppo organizzato del tifo altoatesino. Alessandro è riuscito a intervistare uno dei membri degli Eagles, che però preferisce non mostrarsi. Questa è una società con una storia molto breve. Inizialmente è stata fondata col nome Südtirol Alto Adige nel 95, con la volontà di portare una realtà dopo anni di Bolzano Calcio, che tutta l'Alto Adige, tutta la città di Bolzano ha vissuto dietro alle vicende del Bolzano Calcio, che poi è fallito, e la società è stata creata con l'obiettivo proprio di raggruppare tutta la provincia e poi passare in città il nome Südtirol, il quale noi non ci riconosciamo come gruppo perché noi siamo legati al nome di fondazione, che è Alto Adige. Il tedesco può tranquillamente chiamarlo Südtirol, ma per noi madrelingua italiana comunque è Alto Adige, sarà sempre tale. Noi siamo sempre legati al nome Alto Adige, anche il tricolore, no? È solo per indicare che noi siamo italiani tanto quanto voi, e noi accogliamo sia ragazzi di madrelingua italiana che tedesca indistintamente, perché a noi non ci interessa. I ragazzi di lingua tedesca vengono tranquillamente da noi senza alcun tipo di problema, parlano di Alto Adige senza alcun tipo di problema. È un problema dal nostro punto di vista più politico. Chiamatelo come volete, ma dopo il 2016, anno in cui è andata via la denominazione Alto Adige, il Südtirol ha iniziato a flirtare costantemente con la Serie B. Nel 2018, con Paolo Zanetti in panchina, secondo posto e fuori solo alle semifinali playoff contro il Cosenza. Nel 2019 è il Monza ad escludere i bolzanini dai playoff. Nel 2020 la pandemia ha stoppato il Südtirol di Stefano Vecchi al quarto posto, uscendo sempre in post-season dalla Triestina. E nel 2021 ha chiuso il girone subito dietro la coppia Perugia-Padova, appaiata a 79 punti. Ecco, nella stagione 21-22 la quota promozione si è alzata vertiginosamente. Basti pensare che alla vigilia della penultima giornata il Südtirol di punti ne ha addirittura 86, ma ancora non basta perché il Padova è a meno 2, a 84. Sulle sponde del fiume c'è un allenatore che si chiama Javorcic e sta portando molto in alto il Südtirol, però prima di lui ce ne sono stati altri. Esatto, il Südtirol ha una tradizione di allenatori molto molto importanti, perché c'è stato Stefano Vecchi, c'è stato Sannino che ha vinto la Serie D qua a Bolzano, c'è stato Paolo Zanetti che qua sulla panchina del Südtirol ha vinto la panchina d'oro di Serie C, e tra l'altro forse è stato il primo momento in cui si è capito che il Südtirol poteva fare veramente qualcosa di grande a livello calcistico. E che anche Paolo Zanetti avrebbe fatto qualcosa di grande a livello calcistico sulle panchine. Esattamente, poi Zanetti si è trasferito al calcio di periferia, adesso è qua. A parte questa somiglianza tra il nostro Alessandro e Paolo Zanetti, nel 2021 il Südtirol è ripartito da Ivan Javorcic. Chi lo conosce dice che in allenamento è un vero martello. La sua carriera da calciatore è stata fortemente condizionata da un infortunio al menisco, ma in panchina si sta riprendendo tutto ciò che la malasorte gli ha tolto in campo. Il suo primo capolavoro è sulla panchina della Pro Patria, che raccoglie nei dilettanti nel 2017 e in 4 anni la porta a vincere lo scudetto di Serie D e fino ai playoff di Serie C. Tra l'altro, per rimarcare l'italianità di questa squadra, Javorcic è solo il primo allenatore non italiano nella storia del club. Siamo consapevoli di quello che sia una realtà comunque giovane, una realtà senza storia, quindi non possiamo raffrontarci con realtà come Padova, Modena, Reggiana e via discorrendo, quindi non possiamo assolutamente paragonarci. Noi siamo quelli che siamo una realtà giovane, una realtà che comunque vuole mandare anche un messaggio di aggregazione tra italiani e tedeschi. Noi chiaramente il messaggio che vogliamo portare è quello che comunque Bolzano siamo in Italia, che l'Alto Adige è Italia, e che comunque questa storia passata, storica, legata a 70 anni, 80 anni fa, è una cosa morta e sepolta. Siamo tutti ragazzi, principalmente per la stragrande maggioranza del gruppo, nati a Bolzano, cresciuti, vissuti a Bolzano, e quindi di conseguenza noi ci sentiamo bolzanini. Allo stadio noi portiamo le pezze e tutti i nomi sono legati e associati alla città di Bolzano, perché noi siamo nati a Bolzano, siamo cresciuti a Bolzano, e quando andiamo in giro per l'Italia noi portiamo la bolzanità, possiamo definirla così, comunque in giro per l'Italia.
La stagione del Südtirol è stata un treno a 300 all'ora, con un unico momento di rallentamento, ma nella parte cruciale del campionato. Lo stratega alla scrivania è questo signore qua, il direttore sportivo Paolo Bravo, bresciano di nascita ma riminese di adozione. In Riviera ha giocato 7 anni da difensore, portando il Rimini a vincere la Serie C1. Nel suo ufficio c'è una foto che lo ritrae ringhiando testa contro testa con Pavel Nedved in uno Juventus Rimini del 2007, Serie B. I biancorossi strapparono lo 0-0 a Torino. Bravo, a giugno 2021 gioca la sua fiche su Javorcic, che come vice si sceglie uno che conosce la piazza ed è fresco di addio al calcio giocato, il mediano Leandro Greco. Prodotto del settore giovanile della Roma, il 2 giugno 2021 gioca la sua ultima partita con il Südtirol, quella che permette all'Avellino di andare avanti ai playoff, e meno di 2 mesi dopo si presenta sulla panchina degli altoatesini. La filosofia di mercato impone di non stravolgere la rosa che ha lavorato con Stefano Vecchi negli ultimi 2 anni. Per la difesa, dal Modena arriva un ragazzone di 1,95 m, Zaro, che Javorcic aveva eletto a faro della sua difesa ai tempi della Propatria. Usato sicuro e spesa alla portata, come il terzino Filippo De Col, disposto a scendere in Serie C dopo 9 anni di B. In mezzo al campo arriva il livornese Marco Moscati, fresco proprio di vittoria della Serie C con il Perugia. Pure lui ha una storia da raccontare. Ha condiviso praticamente ogni passo calcistico assieme al cugino, Filippo, da quando erano bambini, con le maglie più grandi di loro, fino alla prima chiamata in prima squadra, Atalanta-Livorno, Coppa Italia, 2010. Vinse il Livorno. Il Südtirol comincia la stagione come un rullo compressore. Poluzzi, il portiere che in questa stagione ha più di qualche merito, subisce un gol alla seconda giornata in casa dell'Albino Leffe, poi chiude la saracinesca per 1019 minuti, più di 2 mesi, senza subire gol. E ci aveva preso gusto, perché il 10 novembre, quando torna a subire gol in casa dell'Ignago Salus, la sua reazione è questa. Gli altoatesini arrivano a dicembre senza sconfitte. Con sole 5 reti subite e lo 0-0 all'Euganeo di Padova mantiene i biancoscudati a più 6. Nel frattempo si apre il mercato invernale e a Bolzano qualcuno fa rumore. Sì, ok, siamo la seconda miglior difesa d'Europa dopo l'Ajax, ma i gol arrivano a fatica. Il club decide di investire ben 280.000 euro per il capocannoniere del girone. Gioca nel Renate, ha 29 anni, e ha segnato 14 gol in 20 partite. In Alto Adige arriva Francesco Galuppini. Tanto si deve aspettare per vedere la prima sconfitta della squadra di Javorcic, che a fine febbraio cede 1-0 a Piacenza dopo aver maturato un vantaggio massimo di ben 10 punti sul Padova. Divario che però gli altoatesini buttano via in 2 settimane. Prima la sconfitta al 91esimo contro la Feralpi Salò dell'ex tecnico Stefano Vecchi, poi il pareggio in casa con il Lecco riportano il Padova a meno 2, fino allo scontro diretto. E noi ci siamo stati quando ci si giocavano i playout, quando si era magari in tribuna in 300 contro il Gubbio. Per noi il raggiungimento di un traguardo così storico sarebbe veramente un premio, anche la testardaggine di, nonostante le mille difficoltà, le mille problematiche che ti ho detto anche prima, legate al territorio, legate all'ambiente, legate al modo di vivere questa realtà, che noi comunque ci siamo stati e ci saremo. Allo stadio Druso si giocherà questa partita, Südtirol-Padova. Lo stadio Druso ha un nome speciale. Druso era uno della famiglia degli imperatori della gens Giulio Claudia nell'impero romano, e il 15 a.C. fece costruire un ponte sul fiume Isarco, dal quale poi si sviluppa la città di Bolzano. Qui siamo sul torrente Talvera, che è uno degli affluenti di questo fiume. Tra l'altro allo stadio Druso sarà un sabato particolare, perché per la prima volta in stagione, dopo i lavori di riammodernamento, verrà aperta la tribuna Zanvettor, e quindi sarà finalmente capienza massima per il Bolzano e per Südtirol.
alle nostre spalle la rifinitura prima della partita, domani in campo si gioca contro il Padova. Su Tirol Padova, fondamentale per la Serie B. Può sembrare strano, ma il giorno prima di una partita così importante per la storia di questa società, la sensazione che si vive al centro sportivo è quella di una totale serenità. Forse la tensione è camuffata, ma sicuramente qua nessuno sembra in ansia. Probabilmente anche perché con una cornice così è difficile esserlo. L'FCS Center è un vero e proprio gioiellino in mezzo alle montagne. Non è un caso che la Germania, campione del mondo, sia voluta venire qua per preparare i mondiali di Russia 2018. Visitando il centro sportivo del Sud Tirol. 5 campi, di cui 2-3 in erba vera, 2 sintetici anche per il clima invernale, e dentro una struttura assurda, cioè siamo in Serie C, ma in realtà è veramente alto professionismo. È arrivato il giorno della partita. I primi che incontriamo sono alcuni membri della vecchia guardia, le Centurie Biancorosse. Io sarei il fondatore delle Centurie 99-2000, okay. Le fondai io, perché sai, lo stadio si chiama Druso, sì. È il primo insediamento qua in questa, questo territorio, è il carattere forse nordico. Che si esprimerà oggi, vedrete, okay. Questo c'è una differenza tra il tifo delle valli, assolutamente sì, il ceppo italiano della città, sì, e il ceppo tedesco, il tifo italiano che lo senti, il tifo tedesco che è più composto e più monaco di Baviera. Il calcio di Javorčić è entrato anche nei cuori di chi di allenatori ne ha visti passare tanti e di qualità. Quando accelera, allora, se fa accelerare la squadra, vedi proprio il cambiamento. Se comincia a far girare il centrocampo, vedi proprio che parte una nastra. Dipende sempre come imposta la partita. Cioè, in Coppa, il primo tempo era da 3-0, 2-0. Manca sempre meno al calcio d'inizio della partita decisiva, ma il clima da queste parti è disteso. 500 che vengono giù da Prato della Drava e 300 da Parcines, che vengono giù proprio, anche tra l'altro ne approfittano per venire giù a vendere il formaggio, i camini burz, siamo dentro, è un gioiellino questo stadio, siamo insieme ai tifosi, adesso da questa parte io, Lorenzo di là in tribuna e seguiamo il match insieme. Possiamo dire che Südtirol e Padova vivono su due pianeti differenti, non solo per storia e blasone di club e tifoseria, ma anche perché la gestione societaria del club di Bolzano è unica nel mondo del calcio italiano. Azionariato diffuso. In pratica, il 90% delle quote della società è suddiviso tra una trentina di soci. L'azionista di maggioranza è Hans Krapf, il titolare di Duka, un'azienda che produce cabine doccia e il cui nome compare come main sponsor sulle maglie degli altoatesini. Il 30% invece fa capo a Forst, sì, la marca di birra.
Ma la cosa ancora più particolare è che il 10% delle quote è costituito direttamente da azionariato popolare. In pratica, tu che stai guardando questo video puoi pagare una quuota ed entrare in società. Forza Alto, vinci Pedroni! Forza Alto, vinci Pedroni! Nella pancia dello stadio abbiamo anche i gol che vengono fatti, segnati dal Sud Tirol, e i litri di birra che poi regaleranno ai tifosi alla fine della stagione in base ai gol segnati. Questo per la festa finale dell'anno con i tifosi. Il clima, forse anche diversamente da quanto ci hanno raccontato, è caldo e trascina la squadra. Nella testa c'è la finale di Coppa Italia di Serie C, che il Padova ha vinto giusto 10 giorni prima, proprio qua. E conti alla mano, dalla parte degli altoatesini c'è la consapevolezza che anche solo un pareggio non rovinerebbe la festa del popolo, ma rimanderebbe tutto all'ultimo atto. La tensione evidente di Leandro Greco all'esordio assoluto da capo allenatore, perché Javorčić è squalificato. Il clima rovente sugli spalti del Druso. Tutto questo è Südtirol Padova, molto più fuori che in campo. A fine partita il tabellone rimane così, 0-0. Lo spumante rimane in ghiaccio e verrà portato nel pullman a Trieste, ma aver tenuto i rivali a distanza di sicurezza è già un buon punto d'arrivo. Gli ultimi tifosi stanno levando le ultime bandiere, gli ultimi striscioni dallo stadio Druso. 0-0 tra Südtirol e Padova, tutto rimandato a tra una settimana. Sarà un'ultima giornata tutta da vivere. In strada si tocca già con mano lo storico traguardo. È bellissimo vedere a fine partita il capitano Fabian Tait fermarsi a prendere una birra con i tifosi, mentre qualcun altro sottolinea al portiere Poluzzi quanto è stato fondamentale in questa stagione. Se non era per te, sai, quando andiamo a vincere il campionato, mai, mai! Se non fai quelle due parate lì non c'è mai! Intanto, in conferenza stampa, Marco Moscati risponde alla nostra domanda che abbiamo fatto praticamente a chiunque abbiamo incontrato in questi giorni. Cosa significa vivere il Südtirol Alto Adige? È un'esperienza nuova, in un ambiente totalmente nuovo, infrastrutture nuove, un ambiente che vuole emergere, ha le possibilità di farlo e lo sta facendo. È stato molto semplice adeguarsi a quello che è il Südtirol, e quindi è inevitabile che entrassi subito a far parte di questa famiglia nell'immediato. Per quanto riguarda lo stadio, oggi dobbiamo essere orgogliosi perché abbiamo portato tanta gente per Bolzano allo stadio, e appunto dobbiamo essere orgogliosi che tante persone si avvicinino alla nostra squadra. Che è trofeo di guerra questo? Trofeo di guerra, Fischnaller, number 11. Il resto è cronaca. Daniele Casiraghi premia il lavorone da pivot del gigantesco Odogwu. Poi scatta su una palla vagante e con un tocco la mette dentro, diventando l'unico dei bolzanini ad andare in doppia cifra. Che la festa abbia inizio. Il Südtirol, l'Alto Adige, Bolzano sono finalmente in Serie B. Un traguardo storico. Un premio enorme per ognuna delle persone che ha contribuito a portare l'Italia intera ad interessarsi all'Alto Adige anche per il calcio, dai primi calci nel campionato di promozione fino alla programmazione societaria degli ultimi anni, con i tifosi, pochi ma buoni, che ci sono stati proprio ma proprio sempre.